Ciaobettes.it, il concorso sta finendo. Il concorso di cosa? Il concorso della 74esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Sta finendo e sta finendo in un modo non proprio eclatante. Anche se Angels Were White, titolo che non piace ad Alessia Pelonzi, io sono d'accordo con lei. Anche se Angels Were White di Vivian Koo non è niente male. Certo, se pensiamo che l'Italia sia un paese in grossa difficoltà, meno male che non viviamo in Cina, amici miei, soprattutto nella Cina di mare di questo film. È una Cina di mare, una Cina dove il tempo è caldo e quindi magari gli immigrati vanno lì perché possono pure dormire all'aperto, come dirà un personaggio cardine, ma è una Cina schifosa, soprattutto dal punto di vista maschile. Gli uomini prevaricano, gli uomini violentano, gli uomini nascondono, gli uomini insabbiano, gli uomini te fanno... Vabbè, insomma, avete capito. Quindi gli uomini sono dei bastardi, tranne uno che come, il Sam Rockwell di Three Billboards di McDonagh avrà un certo tipo di arco narrativo, che meno male che fiuff. Per il resto, veramente, no. Cioè, meno male che viviamo in Italia e soprattutto se sei una donna non ti azzardare a provare ad andare a vivere in questa Cina qua. Perché? Perché è una Cina dove c'è una statua di Marilyn gigantesca di quando la moglie è in vacanza di Billy Wilder, la Marilyn che si tiene la gonna perché qualcosa la sta sollevando, la gonna da sotto. C'è una statua gigantesca di questa Marilyn, c'è una ragazza all'inizio che la fotografa, forse anche un po' lesbicona la ragazza, non la statua, e sono d'accordo con Alessia anche da questo punto di vista. E però questa statua la rimuoveranno questa statua di un femminile estremamente adulto e erotico, perché c'è un parco giochi per bambini che si sta per costruire da queste parti e c'è dietro una metafora lancinante di Vivian Koo. Vivian, cioè, ci si è andata giù molto pesante. Perché? Perché questo è un film che ha a che fare con la pedofilia e ha a che fare con la sopraffazione, questa idea di violenza, questa idea di prevaricazione dell'uomo nei confronti della donna, che diventa ancora più spregevole e schifosa ovviamente se riguarda dei minorenni. Allora ci sarà un fatto di pedofilia, ci sarà qualcuno che forse avrà visto qualcosa, una donna, e attorno a questi personaggi si comincerà a stringere questa Cina ignobile, questa Cina immorale, questa Cina illegale, questa Cina furfante, questa Cina fuori legge. È un film francamente piuttosto demoralizzante. È anche demoralizzato, nonostante un finale leggermente più aperto alla speranza, ma o comunque al rifiuto di come vanno le cose, ma devo dire che comunque l'ho visto con piacere e sono rimasto, diciamo, agghiacciato dalla delicatezza del tocco con cui Vivian Koo descrive questa dimensione semplicemente bestiale, schifosa. Bella l'idea della statua, bella l'idea di Marilyn, interessante il fatto che un personaggio fondamentale del film non sia mai in scena, quindi c'è un fuoricampo potentissimo rappresentato veramente dal buio e forse dall'origine del male, almeno all'interno di questa storia singola. Ha delle chance di vittoria? Non lo so, potrebbe Annette Bening effettivamente rimanere molto turbata dalla tematica di violenza sulla donna e di pedofilia. E quindi, insomma, Vivian Koo porta un film, Angels Were White, in cui la Cina fa schifo e in cui comunque seguiamo le vicende di questa testimone scomoda, la quale proverà in tutti i modi, o forse soprattutto attraverso un modo, a capire come sfruttare, ok, ciò che ha visto di scabroso. E infatti questo è un film, ragazzi, dove si parla solo di soldi e dove c'è una mercificazione totale della vita e della scelta morale. Quanto mi dai? Quanto vali? Continuamente i personaggi parlano di 50, 100, 10.000. Si parla di soldi e tutto è monetizzato e tutto in questo film è mercificato. Madonna mia, meno male che vivo in Italia. Ciao Bettaste, in concorso, 74esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, palmarès per me no, però nella vita le sorprese ci sono state. Ciao Bettaste!